chiesto a un paio di miei amici di collaborare a questa idea di mappa delle città creative. È venuto all'idea di dare un'immagine visiva della città creativa, quindi di selezionare alcune di queste città in Europa. L'UNESCO ha un network mondiale, noi abbiamo selezionato alcune delle città europee, abbiamo fatto prima una ricerca dei luoghi possibili, dopodiché abbiamo fatto un viaggio. Berlino, Bruxelles, Ghent, Lille, Lione, Marsiglia, Milano, Bologna, qualche spazio nella zona del Vicentino e di Bolzano. Lo scopo era di fare una piattaforma interattiva in cui ci potesse essere la possibilità di navigare su queste reti. C'è la parte più di urban regeneration, definisce in maniera più chiara le città creative, che sono delle città post-industriali che hanno riutilizzato spazi enormi abbandonati dalla crisi del manifatturiero, dell'industria, per destinarli all'attività culturale. Quello che abbiamo fatto è un prototipo che potesse essere molto stabile, che potesse girare su varie piattaforme, iPad, iPhone, tutto quello che è il mobile. La base era Google Maps con integrazione di Blogspot. Abbiamo tenuto un blog dove raccoglievamo le impressioni dei luoghi, quindi un taglio più personale. Abbiamo Facebook dove le persone possono dare commenti, suggerire luoghi. È stata un'ottima occasione di collaborare con delle persone molto brave, molto capaci, e quindi secondo me l'opera vera e propria è la costituzione di questo gruppo.